Sono delle sculture disegnate dai fratelli Campana. È la loro visione delle campane del campanile di Venezia. È un'idea che nasce già nel 2005 e erano state realizzate per la Galleria Mossa a New York. Però il concetto ci sembrava azzeccato per il tema della manifestazione e quindi l'abbiamo riproposto. Ne abbiamo proposte una quarantina, sono tra tutte quante esposte lungo tutto il negozio. E tutte hanno un loro perché, un loro richiamo, soprattutto questa trasparenza che per noi è abbastanza insolita perché Venini è colore fondamentalmente, però è stata voluta proprio da loro per dare un ulteriore contrasto rispetto al metallo che di solito viene usato per i campanili, quindi questo colore forte del metallo viene messo invece in una trasparenza e in una leggerezza del vetro appunto trasparente. Stiamo facendo dei nuovi progetti con Henri Koskinen, sempre con i fratelli Campana che presenteranno prossimamente dei nuovi progetti, delle nuove realizzazioni, eccetera. Abbiamo appena finito di lavorare con Barbara Osgerby a Londra e stanno preparando dei nuovi progetti anche loro, dei nuovi artisti italiani emergenti. Come solita nostra tradizione, insomma, unire, cercare sempre delle novità, delle nuove tecniche, delle nuove realizzazioni. Artisti e designer, sì. Abbiamo avuto anche pittori perché abbiamo avuto sia Mimmo Rotella che Sandro Chia, quindi insomma un po' tutto il panorama del mondo artistico è passato o sta passando per Venini. Stiamo iniziando a lavorare con questo designer veneziano, tra le altre cose, che lavora anche per altre aziende tipo Moroso, eccetera, che si chiama Nichetto e che sta preparando un nuovo progetto per noi. Sì. Disegnano, si trovano con il nostro direttore artistico, con l'architetto Gasparotto, preparano il progetto. Con l'architetto Gasparotto capiscono quanto sia realizzabile perché il vetro è un materiale molto duttile con cui si lavora abbastanza bene, però non sempre tutto si può fare, quindi devono trovare magari delle soluzioni che possano comunque rappresentare quello che l'artista ha disegnato, ma che si adattino appunto alla fattibilità del progetto. E poi cominciano le prove con il maestro direttamente in fornace, fanno dei prototipi e dai prototipi piano piano si arriva all'oggetto finale. Considerando sempre il momento che stiamo vivendo tutti quanti, c'è una vera continuità per quello che ci riguarda, anche perché quello di scegliere un prodotto al di là del regalo che può essere. Ci può essere l'occasione o meno, comunque è una scelta basata anche su una sensibilità e su una cultura del vetro proprio. Quello che è sicuro è che la gente cerca di nuovo forme pulite, non colori diciamo così molto forti.